Agnes Obel, questa era la prima scelta della nostra ospite che è al telefono, Francesca Scotti. Buongiorno Francesca. Benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi agli ascoltatori. Allora, Francesca è appunto un'autrice, come tutte le nostre ospiti e i nostri ospiti, io chiedo di portare la propria musica e lei giustamente mi ha mandato 6 brani perché ha detto io, forse non, è difficile scegliere, mi rendo conto, infatti gli ospiti mi dicono sempre ma è difficile questa cosa che mi chiedi. E quindi ho pescato da due mondi completamente diversi. E il secondo lo scopriremo tra poco, ma intanto ti chiedo come mai hai scelto questo brano. Ma il lavoro di questa cantautrice lo sento molto affine ai mondi nei quali mi piace stare. Okay. Il suo lavoro, beh, l'avete appena sentita, è secondo me molto intima, evocativa, mm-hmm. e legata anche ad un'idea di mondo naturale, profondo, se non sbaglio di origini danesi, e secondo me questa presenza si sente, mm-hmm. ed è qualcosa che anche mi piace ricercare quando scrivo nei piccoli mondi che appunto si inventano, quindi l'ho scelta sostanzialmente per questa affinità che percepisco, e poi perché mi piace che questo tipo di musica riempia lo spazio in cui mi trovo quando penso, non quando scrivo, perché scrivere e ascoltare musica è talvolta un po' complicato, mm-hmm. però mi sembra che crei una buona risonanza con degli aspetti della vita che mi piace. Certo, che mi piace, tra l'altro infatti avevi scelto anche Björk fra le varie cose, sì, insomma, esatto, che un po', ecco, lì. Esatto, ritorna a questo mondo. Allora, Francesca è una autrice, una scrittrice che ha viaggiato sia nel mondo del romanzo che nel mondo del racconto, quindi insomma ha esperienze in entrambe le dimensioni, che sono insomma molto diverse. Io sono una grande amante dei racconti, mi piacciono tantissimo e sono molto contenta quando riesco a trovare quando mi imbatto, diciamo, in una capacità di raccontare compiuta come la tua, no? In questo caso si tratta di una raccolta di 15 racconti brevi. Appunto pubblicati da H Edizioni, che già di per sé sarebbe comunque una rassicurazione da tutti i punti di vista, perché loro sono, esatto, anche per me lo capisco, perché loro sono molto attenti a quello che pubblicano e anche curano molto le loro cose. Esatto. E immagino che ci si senta bene anche ad essere pubblicati. Sì, tutte le fasi di lavorazione lo capisco, hanno la loro importanza. Non ultime le copertine bellissime, diciamolo, sì, che sono pazzesche. Molto. E allora, in questo caso appunto si tratta di tanti piccoli mondi che però, come spesso accade, hanno delle piccole cose in comune. Un po' questa atmosfera onirica che tu hai anche ricreato facendoci ascoltare il brano di Agnes Obel, ma non solo, ci sono un po' degli elementi ricorrenti. Allora, intanto ti vorrei chiedere come ti approcci al mondo del racconto, se è una cosa che tu porti avanti a prescindere, perché poi sono col fatto che sono brevi uno magari accumula, no? Quando ha voglia di scrive cose, esatto, brevi, non so se per te è così. Sì, sì, è assolutamente così, un po' anche per fare di necessità virtù, come si dice con questa formula, perché da amante del racconto saprai quanto poco spazio questo genere negli anni in Italia è riuscito a trovare. Certo. Quindi se, come nel mio caso, c'è comunque il desiderio di esplorare questa forma, io ho esordito coi racconti, quindi è stato per me un momento di grazia quello di poter arrivare alla scrittura proprio con questa forma che per me la sento molto vicina. Poi nel tempo ho continuato a praticarla accanto al romanzo, che è comunque, come hai detto giustamente tu, un altro approccio alla scrittura, un'altra forma, si usano altri muscoli in qualche modo. E quindi sì, quando vedo qualcosa che mi fa venire voglia di scrivere un racconto, quando leggo a volte dei racconti che mi fanno nascere il desiderio quasi di rispondere con qualcosa di, se non altrettanto, quasi mai altrettanto bello, ma proprio andare anch'io a scandagliare quel piccolo lasso di tempo, di realtà, di vita, allora scrivo e poi tengo lì. In questo caso ci sono due racconti che sono un po' più, uno decisamente più risalente e invece uno un po' meno nuovo, gli altri sono stati raccolti in questo modo in circa 2 o 3 anni di lavoro, però sì, è una sorta di
anche perché se poi li vuoi raccogliere soltanto quando ne hai una serie, capisci qual è probabilmente il filone che certo. inavvertitamente nel tempo hai seguito, Certo. inavvertitamente o O consapevolmente, poi dipende dagli consapevolmente. autori. Certo. Certo, in questo caso ovviamente ci sono degli elementi di connessione, no, fra questi racconti. Uno di questi, per esempio, è il mondo dei bambini. Ci sono tanti bambini in questi racconti e secondo me è una scelta, cioè una scel o non una scelta, insomma, non so, un'ispirazione, da una parte molto felice, perché io credo che il bambino sia un elemento proprio per la sua natura straniante, molto adatto ai racconti. L'ho sempre Sì. trovato, insomma, perché è un po' inquietante il bambino, diciamo anche un Sì, po', no? In assolutamente. generale nella vita, proprio. Ma sì, poi c'è tutta la possibilità, c'è tutta, Esatto. c'è tutto il E poi possibile, quindi leggevo può. in una in tua intervista che sei anche molto affascinata dallo sguardo sulle cose dei bambini, no? Che Sì. ti apre, diciamo, delle potenzialità di fantasia, di narrazione che sono effettivamente molto più ampie, no? Di quelle di un adulto. Sì, esatto, è proprio questa cosa che dici tu, c'è il ventaglio delle possibilità, le sfumature è molto più ampio e poi certe volte c'è addirittura un ribaltamento, mancando tutta una serie di sovrastrutture che in noi si sono già un po' solidificate o appunto strutturate, ci sono delle risposte che sono obiettivamente sorprendenti e suggeriscono dei percorsi altri che una Certo. storia, una vita può avere in quel momento lì, ecco. E poi c'è anche una dimensione geografica, insomma, che caratterizza questi racconti in maniera alternata, cioè alcuni hanno come ambientazione, come mondo anche di sensazioni l'Oriente, il Giappone nello specifico, altri invece sono più legati all'Italia, però ha una dimensione italiana, secondo me, abbastanza a geografica, non so se si può dire, cioè nel senso Sì. senza una definizione geografica e anche un po', non lo so, io ho avuto la sensazione come se ci si trovasse in uno di quei paesini che non si capisce mai bene dove stanno, Sì. quando stanno, Sì, in che è la mia situazione. via. Anch'io mi sento sempre in un paesino dove non so Che è bene un po' dove anche il sto. Giappone, cioè nel senso, questo è Sì, forse un po' un esatto. momento di comunità, diciamo, un modo di Sì. essere vicini al Giappone. Questa intuizione che hai avuto è veramente felice, forse, senza forse, aggiunge anche a me un tassello in questo quadro, appunto, che è sempre difficile da vedere con lucidità finché ci sei molto Sì, vicino. Hai proprio certo. bisogno di questo tipo di riscontri e letture attente e approfondite per riuscire a vedere che cosa veramente anche ti sta succedendo come persona e come lettore, come autore. E credo che sia davvero, davvero giusto quello che hai appena detto. Il Giappone da un lato sradica, dall'altro permette di vedere con più lucidità quello che hai lasciato, che hai lasciato comunque dal posto dal quale sei distante nel momento specifico, però poi quando ci ritorni questo senso di spaesamento anche in ciò che ti dovrebbe essere molto familiare c'è addirittura anche con le persone, hai tanto desiderio di ritrovare persone che hai magari lasciato per un lungo tempo, gli amici, gli affetti, e poi queste persone ti sembrano terribilmente strane, cioè ti erano più vicine quando non c'erano. E credo che la cosa che hai appena detto riguardi e si trasferisca anche nel racconto del luogo, dello spazio intorno. Certo. Quindi sì. Certo. E tu, spieghiamo ovviamente a chi ci ascolta, perché io ho letto delle cose, quindi so che la tua vicinanza con il Giappone non è solo una vicinanza appunto di scrittura, ma una vicinanza reale. Tu passi molto tempo in Giappone, Sì. allora raccontaci un pochino questo e poi vorrei che ci raccontassi in realtà il tuo vedere il Giappone dal punto di vista di una scrittrice, cioè quali sono le cose che ti ispirano del Sì. Giappone? Allora, vivo in Giappone da 10 anni, con mio marito che insegna all'università abbiamo pensato di fare un periodo iniziale che doveva essere di poco più di un anno, appunto nel 2011, e poi è un paese che già conoscevamo, io non ero particolarmente affezionata
prima di arrivarci in Giappone. Poi per una serie di congiunture, tra cui la pianista con cui studiavo in conservatorio, che mi ha invitato un'estate a casa sua, banalmente, appunto in Giappone, da lì è iniziato questo interesse. Nel momento in cui c'è stata la possibilità, abbiamo deciso di fermarci un po', e poi quel po' è diventato 10 anni. Quindi io è da 10 anni che divido un po' il mio tempo a seconda poi delle disponibilità. Per esempio con il Covid io sono stata lungamente in Giappone, anche per l'impossibilità di spostarmi, certo. Però comunque sì, è un paese che abito e che ho imparato a conoscere abitandoci direttamente. Quindi io scrivo più o meno dal 2011, quindi la vita in Giappone e la vita nella scrittura coincidono. Sicuramente quello che mi ha inizialmente dato il Giappone è stato un lavoro sui sensi. La barriera linguistica è stata per me molto importante, molto forte. Guardavo tutto, ascoltavo tutto, cercavo di interpretare cose che non capivo. Continuo a non capirle, anche se ho detto un po' di più. Però questo credo che abbia davvero potenziato l'immaginazione e anche il tentativo di capire delle cose. Quello che mi affascina del Giappone è quello che non si vede, quello che c'è negli interstizi. Io sono affascinata davvero dal mistero del Giappone in questo senso, da qualcosa che nella meraviglia, nella pulizia di pensiero, nell'ordine, ci sono ogni tanto delle piccole fratture, ecco, quelle sono... Sì. Sono quei momenti. Sono che molto d'accordo. Pur non avendoci vissuto, però appunto vivendo il Giappone solo ed esclusivamente attraverso quello che ne viene, ne arriva, no? Che certo. Sicuramente poi è anche una minima parte, perché come sempre, insomma, sappiamo che quello che poi tutto, supera chiaro. Dei confini è una cernita, no? Di quello che succede nel paese. Però ecco, dal punto di vista sia del per esempio del cinema, no? Penso a quello che hai detto adesso e penso al film recentemente vincitore degli Oscar come miglior film straniero. Drive My Car, che è un film giapponese e che è proprio basato su quello che non viene detto, no? Cioè su esatto. quello che c'è attorno, e lo stesso vale per la letteratura. Tra l'altro, scusa, poi ti volevo anche chiedere a questo proposito, approfittando proprio di questo, visto che negli ultimi, vogliamo dire, 3-4 anni c'è stato un ritorno, no? Anche dal punto di vista del gusto delle persone alla letteratura giapponese, vorrei un po' che mi raccontassi tu come vivi questa cosa da una parte e dall'altra, cioè essendo, vedendo insomma quello che succede lì e poi vedendo quello che arriva qui. Ah sì, allora ti confermo che c'è stata una ripresa di non solo di innamoramento che periodicamente c'è, ma proprio un aumento in quantità di quantità del prodotto giapponese che arriva, e arrivano e anche la gamma si è ampliata molto, cioè vedo davvero prodotti diversi, chiamare libri prodotti non è tanto bello, però davvero livelli molto diversi, dalla letteratura classica invece a quella più pop, o invece dei tentativi di andare a recuperare dei libri interessanti che raccontano un Giappone anche problematico, cosa che per lungo tempo è finita un po' in secondo piano, certo. a favore invece di un Giappone che pure c'è e che ha una sua estetica bellissima, potente, storie che comunque riportavano forse ad alcuni cliché, quali però siamo anche molto affezionati. E invece vedo che ci sono dei tentativi di muoversi in più direzioni, e questo non può che farmi felice. Certo, questo andrebbe poi sempre un po' accompagnato, perché il rischio è se no che determinate appunto questioni arrivino e sembrino soltanto delle stramberie se non vengono appunto vero, poi accompagnate. Molto vero. Già il Giappone ha questa nomea della stramberia, dello strambo Giappone, però ecco, devo dire che non può che farmi piacere vedere che arrivano più cose, e poi è sempre interessante ascoltare e vedere come risponderà il pubblico dei lettori a quello che arriva. Io
sono legata ad alcuni scrittori giapponesi e me li porto dietro da sempre, anche nuovi autori. E sì, devo dire, sono molto curiosa di vedere cosa succederà in Italia. È molto vera questa cosa della stramberia, perché in effetti, secondo me, il Giappone e in generale tutti questi, diciamo, questi mondi che sono molto affascinanti ma molto diversi dal nostro, sì. Cioè bello che siano molto diversi, però giustamente ci vogliono delle chiavi di lettura, non è che uno può andare così, ci sono sì. delle cose appunto che è bello conoscere per una questione anche di appunto con l'emotività va benissimo, però è anche bello cercare un po' di capire, sì, sono d'accordo. Perché appunto al di là di alcune cose davvero buffe, strane, che possono far sorridere, poi è interessante risalire, ovviamente sì. non per tutto, ma un po' la catena e capire da dove arrivano, a che esigenza rispondono, a che anche magari forma o struttura culturale, da dove nascono, per certo. poi essere magari così strambe da farci ridere. Però insomma, questo lavoro sicuramente amplia e devo dire che è quello che poi cerco di fare anch'io di per me quando mi trovo di fronte davvero a una risposta. A una domanda loro rispondono in un modo, io avrei risposto in un altro, e lì comincia il divertimento. Certo. Senti, un'ultima domanda che riguarda proprio invece la tua raccolta di sì. racconti. Come procedi tu? Perché ovviamente tu hai, come spesso succede con i racconti, ma nei tuoi è particolarmente evidente questo, la parabola, no, di costruzione del racconto, sì. e si concludono tutti con appunto un, è brutto dirlo così, mi viene da dire il colpo di scena, ma non è diciamo sì. una rivelazione. Ecco, una no, rivelazione esatto. finale. Come li costruisci? Cioè, è una cosa che ti viene spontanea? Ti arriva prima la fine? Mi interessa capire questo. Allora, di solito mi arriva la parte centrale, ah. L'evento scatenante, come okay. se ci fosse davvero una messa a fuoco di un personaggio con una questione. Dopodiché cerco di lavorare chiaramente nelle due direzioni e guardare che cosa è successo prima e cosa succederà poco dopo. Okay. Riscrivo tanto, quindi una prima idea potrebbe non essere quella giusta per arrivare a quell'evento e per allontanarmi. Quindi sì, il finale con appoggio, la cadenza perfetta, sì. come si dice proprio musicalmente parlando, no? Finito, anche. Credo che sia quasi una sorta di tic, cioè di bisogno di mettere almeno a questo piccolo frammento un punto fermo. Poi chiaramente se c'è qualcosa che i racconti fanno è quello di non dare una risposta definitiva, certo. perché l'istante dopo potrebbe ribaltarsi tutto di nuovo. Però sì, parto dal personaggio di solito o dall'evento, cioè se c'è qualcosa che mi ha stupito particolarmente, un accadimento, cerco di assegnarlo ad una serie di personaggi e poi imbastisco. I finali arrivano sempre dopo, okay. è raro che sappia già come ci lasceremo. Ok, ok. Grazie mille, Francesca. Francesca Grazie Scotti, a te, a voi. Il tempo delle tartarughe. E la tua seconda scelta, ovviamente, fa parte del gruppo Giappone, che mi ha inviato. Esatto, devo dire, erano tutte interessanti, però ho scelto questa che mi sembrava anche molto diversa dalla prima, perché volevo creare sì, appunto un collegamento. Sì. E si intitola Papaya dei Tennis Coast. Sì. Come l'hai scoperta? Da dove arriva? Ma anche questa, i Tennis Coats me li porto con me da uno dei primi viaggi, forse, o comunque, se non proprio dei primi viaggi, del primo periodo giapponese, cercando un po' di musica. E secondo me rappresentano un po' quella sonorità finto spensierato, okay. tipicamente giapponese, nel mio sentimento di quel tipo di musica lì, cioè c'è questa musica che si ascolta un po' quasi sovrappensiero al caffè o passeggiando per strade in queste grandi distese o palazzi o natura, è uguale, perché c'è questa sensazione un po' rarefatta ma anche intima, piccola, forse un po' bambina, e secondo me loro la rendono bene e quindi dove nulla è dato al caso, no? Come al solito, cioè anche quel momento che può sembrare più leggero, esatto. in realtà c'è qualcos'altro che magari non vediamo nell'immediato. Grazie mille Francesca. Grazie a te, a voi. A presto, ciao.
Ciao, ciao, ciao.